perché voi oggettivamente nel 23 avete fatto dei numeri molto positivi, molto significativi, e abbiamo sentito che il settore è attraversato da tensioni. Come tenere insieme la sostenibilità e il mercato, come adeguarsi tecnologicamente e riuscire a essere rilevanti e vincenti dal punto di vista commerciale. Allora, diciamo, un paio di passaggi di quelli in cui ci racconta che strategia avete adottato, forse a questo punto li può condividere con noi. Giusto, ma abbiamo fatto la strategia di sapere che il carburante fossile costerà di più nel futuro. Non solo costerà economicamente, ma costa dal punto di vista ambientale. Ogni litro di diesel che si usa fa 3,1 kg di CO2 equivalente, che aggiunge all'effetto serra la problematica che già è grandissima. Quindi, facendo l'investimento per avere un motore a combustione interna più efficiente del mercato, con un'efficienza del 50%, vuol dire che serve meno diesel per fare lo stesso lavoro. Ma non possiamo fermarsi qua. Serve fare anche un cambiamento del tipo di carburante. I camion possono girare con HVO, un carburante rinnovabile che è prodotto con i rifiuti, e con questo abbassare le emissioni di CO2 a livello del ciclo generale, e anche l'elettrificazione serve. Il problema dell'elettrificazione è che siamo ancora distanti della sostenibilità economica con con quello che troviamo oggi nel settore: il costo per chilometro, il costo dell'energia, il costo della batteria, il costo della ricarica. L'ammortamento di un elettrico fa che il sviluppo dell'elettrico abbia questa limitazione dal punto di vista economico, diciamo, con quello che è oggi. Ma lo abbiamo, e se qualcuno di voi avete bisogno di un camion elettrico, abbiamo il miglior camion elettrico del settore. Ma non possiamo spingere ai clienti: ah, acquistami un elettrico. No, deve vedere la sua applicazione, la tratta, per dopo decidere con quello che va bene. E quindi, insomma, di nuovo una sorta di capacità di tenere insieme quelle che sono le necessarie compliance di legge, ma anche le urgenze, insomma, con le quali ci siamo abituati a fare i conti, e la capacità di proporre qualcosa di efficace per i clienti e per il mercato. Grazie.